qualcosa di buono da fare, o almeno da dire, per non restare a guardare. L'essenziale è provare a dare il meglio, perché a dare il peggio c'è sempre tempo. Infatti, come vedi, è tornato l'inverno. Viva la Radio Network Milano, siamo in compagnia di Federico Zampaglione, cantante dei Tiro Mancino. Ciao Federico, uno dei gruppi più interessanti, diciamo, della musica italiana quanto a innovazioni. Ciao, grazie. Qui a Milano, intanto in tour per i teatri italiani, qui a Milano per presentare il nuovo album, L'Essenziale. La copertina del CD fa pensare ad un ritorno alle origini, è effettivamente così? L'uovo è un po' l'origine di tutto, no? Per cui la nascita, il nutrimento, anche qualcosa, il guscio da rompere, uscire fuori e vivere la tua vita. C'è stato sicuramente un po' la voglia di tornare a alcune sonorità più chitarristiche che erano delle origini, sì. Quindi effettivamente cioè, il CD è tutto bianco, copertina, interno, il libretto, tutto bianco. Bianco, quindi inteso come proprio origine, quindi del nuovo, c'è un motivo così, sì, particolare? Sì, una pagina bianca, un qualcosa che va scritta, no? Per cui anche adesso sono tanti anni che stiamo sulla scena, per cui è passato un decennio dalla descrizione di un attimo e si apre un altro capitolo. Adesso vedremo cosa conterrà. 11 sono le tracce. Oltre all'Essenziale, secondo te quale altro brano potrebbe rappresentare l'album? Beh, il primo, per esempio, Mondo Imperfetto, è un pezzo molto interessante per me. Cioè, uno di quelli che io ascolto più volentieri, ed è una riflessione così sulla realtà, anche con uno sguardo positivo, di speranza, però anche tenendo conto di tutte le incongruenze e le difficoltà che ci sono. Quindi potrebbe rappresentare, quando non fosse stato l'Essenziale, sì, a dare il titolo. E sono trascorsi, dicevamo prima, un po' di anni, no? In particolar modo 6 anni dall'ultimo lavoro, Illusioni Parallele. Scelta o mancanza di occasioni? Ma alla fine credo scelta, perché le occasioni non è che sono mancate, semplicemente che fare un album è anche complicato, nel senso devi trovare delle cose da dire che ti piacciono, a cui affezionarti. Lì ero un po' stanco di tutto il meccanismo industriale discografico, per cui ho preso del tempo, ho fatto dei film, mi sono dedicato ad altro e ho aspettato, insomma, di vedere se poi mi tornava qualcosa da dire di interessante. C'è anche tuo padre in questo CD. In che modo collabora con te? Sui testi, sulla musica? No, testi. Scriviamo, ognuno scrive delle riflessioni, pensieri, poi lui me li invia e io li mischio alle cose che ho scritto io, e spesso capita che abbiamo delle angolazioni complementari sulle cose, sull'osservazione della realtà. Per guarire da te non serviranno il tempo, le parole serviranno l'illudersi che ora posso fare anche a meno delle nostre abitudini. Dicevamo prima, sei stato impegnato appunto nella regia di un film, no? Tu sei appassionato di horror fin da bambino. Alcuni ti hanno così, ti apprezzano anche quasi più come regista e come cantante. La stampa straniera addirittura poi ti ha ribattezzato il nuovo Dario Argento. Quale lato preferisci tu di te? Quale ti rappresenta di più? Il lato così da regista o quello di cantante? Ma guarda, quale strada poi hai voglia di... Il lato di cantante adesso è quello che in assoluto mi interessa meno, nel senso che mi piace più il discorso del musicista. Non amo l'idea di essere un cantante pop, mi piace più essere proprio un musicista. Mi piace cambiare, alternare per non vivere la routine, per non ripetermi. Adesso penso 50 e 50. E come ti stai trovando, no, in questo tour? Molto a differenza bene, magari dello stadio. E però abbiamo fatto un tour che non è il classico tour teatrale, molto acustico, molto garbato, è molto psichedelico questo tour, anche un po' folle. Ci sono queste proiezioni dietro, visive, che accompagnano la musica. Insomma, è uno spettacolo, credo, interessante da un punto di vista
anche multimediale. So che apprezzi Califano, sì, no? Comunque hai una simpatia e poi anche una stima, no? Nei suoi confronti. Cosa ti piace, cosa ti colpisce di Franco Califano? Mi piace quello che ha scritto, fondamentalmente. Penso che lui sia un grande poeta, che ha raccontato anche situazioni controverse, complicate. Purtroppo poi il personaggio è talmente forte e ingombrante che ha messo in ombra pure la sua bravura come autore, come proprio scrittore anche di parole, di canzoni. Allora ringraziamo Federico Zampaglione per essere stato con noi e buona musica, no? Grazie. Ciao Federico, ciao. Da Milano è tutto, Elisa Giacalone, viva la Radio Network, arrivederci. E guarire la